Benvenuti in una nuova puntata di Coffee Break, una notizia al giorno commentata finché dura. Sembra che Elon Musk, che negli ultimi 10 anni è uguale a Tesla, abbia dato l'opportunità, abbia sbloccato la sua versione di livello 2, superiore di livello 2 del full self-driving, quel sistema informatico che permette alle sue auto Tesla di essere guidati in maniera sempre più autonoma. È un passo successivo, è un passo verso l'alto, perché appunto permette all'automobile di essere ancora più autonoma, salendo di livello. Sia ben chiaro, è ancora un livello in cui è richiesta assolutamente l'attenzione da parte dell'autista, del guidatore. Il livello 2 richiede espressamente che le mani siano ancora appoggiate al volante, c'è un sistema che verifica che questo accade. Se questo non avviene durante la marcia, significa che il conducente è distratto e avvengono tre suoni, tre avvisi, al termine dei quali la macchina smette di andare in maniera automatica. Essendo ancora comunque un livello beta e essendo ancora comunque, come dire, un argomento importante comunque, non è una cosa che si può lasciare aperta, libera, accessibile a tutti così. Tesla ha deciso di rendere accessibile questa nuova funzionalità in beta solo ad alcuni autisti, solo ad alcune vetture. Come decidono? Lo decidono in base a quanto sei bravo a guidare. L'automobile quando guidi, quando viaggia, registra una serie infinita di dati telemetrici e stili di guida, in base a come prendi la curva, come fai l'incrocio, informazioni di questo tipo riescono a capire se tu puoi essere o meno un candidato abile, perlomeno un candidato più sicuro a poter attivare e accedere, quindi accedere e attivare la funzionalità beta del livello 2 del full self-driving. Tra l'altro, abilità che è facilmente attivabile dal 24 di settembre, semplicemente con una pressione sullo schermo, sì, accetto, voglio la modalità. Attualmente ancora in USA, quindi a partire dal 24 settembre scorso in America, alcuni, quindi fortunate persone, possono avere la possibilità di accedere a livello successivo dell'FSD. Io sono andato a prendere da noi come funziona, il concetto è questo. Allora, c'è i vari livelli, quindi i vari livelli di guida autonoma, in cui si nota come il livello 0, vabbè, non c'è niente, il livello 1 richiede sempre le mani e l'attenzione, il livello 2 l'automobile è autonoma nel muoversi, ma richiede sempre le mani sul volante. L'obiettivo è quello di arrivare al livello massimo nel tempo, nel 2030, con tutti i test, quello che serve per rendere le auto estremamente autonome, sia nel movimento, sia anche in strade diverse, perché comunque il livello 2 attualmente è in grado di muoversi anche nelle strade cittadine, cosa che prima non faceva. Cosa può portare tutto questo? Perché uno può dire: Massimo, cosa ce ne facciamo della guida autonoma? In realtà porta con sé dei vantaggi notevolissimi. Sicuramente posti di lavoro in più, perché diventa un settore estremamente richiesto ad oggi, lo è già, con una fortissima ricerca che richiede persone estremamente professionali e ben concentrate sull'obiettivo. Quindi posti di lavoro alla grande. Sicuramente diminuisce l'inquinamento, perché la guida autonoma è attenta a come si utilizzano le risorse, oltre al fatto che sono auto elettriche, è molto più attenta rispetto a un pirla che sgasa come un coglione per strada. Sicuramente dà molto più mobilità e molto più accesso alle persone disabili, perché l'auto non richiede, a livelli più elevati, non richiede l'attenzione di una persona che magari non può muovere le braccia, o le gambe per i pedali. Quindi la guida autonoma dà un ulteriore accesso anche a chi effettivamente non può utilizzare l'auto. I vantaggi sono tanti, sono notevoli, sono molto importanti tra l'altro. Quindi, se una persona pensa che in realtà sia una stupidata, potrebbe ripensarci ragionando su questi punti qua.
E voi ce l'avete una Tesla? Siete interessati a una roba del genere? Cosa pensate del full driving system? Siete interessati? Lo ritenete pericoloso? Datemi il vostro parere.